Ai sensi del decreto legislativo 152 del 2006, in Italia sono state definite acque di transizione le lagune costiere e le foci fluviali. Il metodo di classificazione proposto per la fauna ittica, l'HFBI, Habitat Fish Bioindicator, è stato validato solo per le lagune costiere. Al fine di eseguire il monitoraggio e la classificazione della fauna ittica, è necessario utilizzare uno specifico attrezzo di pesca, la rete a tratta manuale. L'attrezzo di campionamento deve essere tale da consentire un prelievo rappresentativo delle comunità ittiche presenti nell'area, associate al tipo di habitat. L'analisi dei campioni dovrà comprendere principalmente l'identificazione degli individui a livello di specie ed il conteggio, nonché la stima di abbondanza e biomassa, di tutti gli esemplari pescati. Lo sforzo di campionamento deve essere definito in base alla dimensione e agli habitat presenti nel corpo idrico da investigare per produrre una corretta ed affidabile classificazione di stato ecologico. Il video prodotto da ISPRA ha lo scopo di mostrare agli operatori che condurranno il campionamento l'uso corretto della rete a tratta manuale, chiarendo alcuni dettagli operativi. Il materiale necessario al campionamento consiste in una rete a tratta manuale, una cima di misura, una rondella metrica, un bastone graduato, materiale per la raccolta e per la documentazione delle catture effettuate e attrezzatura necessaria alla caratterizzazione della stazione di campionamento. La rete a tratta manuale è costituita da un pannello di rete di 10 metri di lunghezza, con altezza pari a circa 2 metri e 30 centimetri nel segmento mediano e di circa 1 metro e 90 centimetri nelle ali, ovvero in prossimità dei bastoni, ed avente una distanza internodo di 2 mm. Nella porzione inferiore ed in quella superiore, il pannello di rete è rifinito rispettivamente da una lima dei piombi e da una lima dei sugheri o galleggianti. La rete che vedrete nelle immagini è stata allestita con una lima dei piombi del peso di 160 grammi per metro ed una lima dei galleggianti con sugheri spaziati di 35 cm. A ciascuna estremità del pannello la rete è delimitata da un bastone, debitamente fissato attraverso più punti di ancoraggio. La rete a tratta manuale è un attrezzo che prevede il traino dello strumento di pesca. Nel caso specifico, la rete viene ad essere tirata da due operatori, in modo da esplorare un'area di circa 150 metri quadri per replica. Si ricorda che in ciascuna stazione di campionamento devono essere eseguite almeno due repliche. Per un'appropriata caratterizzazione del sito di campionamento, si suggerisce inoltre l'impiego di un GPS per l'identificazione geografica del sito, di una sonda multiparametrica per la valutazione dei parametri fisico-chimici e di schede dati ove annotare, oltre all'identificativo del corpo idrico, quello della stazione, del suo riferimento geografico, dei dati di natura fisico-chimica, delle condizioni meteoclimatiche, nonché la descrizione degli habitat presenti nella stazione prescelta, con particolare riferimento all'eventuale copertura di fanerogame, informazione essenziale ai fini dell'applicazione dell'HFBI. Si raccomanda di effettuare il campionamento solo in presenza di corrente debole o assente ed in basso fondale. Per gestire al meglio il campionamento con tratta manuale, si suggerisce l'impiego di almeno tre operatori. Due saranno impiegati nell'effettiva conduzione dell'attrezzo, mentre il terzo operatore provvederà a tutte le ulteriori azioni previste. Una volta identificata la stazione di campionamento, tutti gli operatori si porteranno sul punto di inizio cala. Gli operatori della rete predisporranno l'attrezzo da pesca per le operazioni di traino, svolgendo completamente il pannello della rete ed apponendo sui due bastoni la cima di misura, in modo da mantenere un'apertura della rete corrispondente alla lunghezza della cima, ovvero, nel caso specifico, 7 metri. Tale apertura dovrà essere mantenuta fissa durante l'intera operazione di pesca
e sarà la tensione della stessa cima di misura a definire se tale distanza viene ad essere rispettata. La profondità della stazione dovrà essere misurata sul punto di inizio e su quello di fine della cala, tramite l'apposito bastone graduato. Successivamente il terzo operatore predisporrà la rondella metrica e la posizionerà in corrispondenza di uno dei due operatori della rete. L'inizio delle attività di traino da parte dei due operatori dovrà essere simultaneo, ma non necessariamente concomitante con la misura del percorso da parte del terzo operatore. La misura della lunghezza del percorso potrà avvenire secondo diverse modalità. Laddove la stazione prescelta non abbia nessun punto a terra disponibile nelle immediate vicinanze, la misura avverrà interamente in acqua, parallelamente al percorso fatto dalla rete. Al contrario, se la stazione è posizionata in prossimità di una linea di costa, o di un argine, o di una porzione emersa, un operatore potrà comodamente definire la distanza che la rete dovrà percorrere svolgendo l'apposito strumento di misura a terra. Nel caso in cui, infine, non vi sia un terzo operatore disponibile per le attività di campionamento, uno dei due operatori rete dovrà farsi carico necessariamente anche di tale misura, manovrando la rondella metrica contestualmente al traino della rete. In tal caso, si suggerisce l'utilizzo di una rondella che abbia incorporato un manico, in modo tale che l'operatore possa utilizzare il bastone della rete come elemento di alloggiamento della rondella e consentirne lo srotolamento in modo semi-automatico durante l'avanzamento. Prima di iniziare le operazioni di pesca propriamente dette, gli operatori dovranno predisporre la rete presso la stazione di campionamento scelta, facendo attenzione a disporsi con l'attrezzo controcorrente, in modo da mantenere la rete in bando a semicerchio. I bastoni, oltre che consentire il traino della rete da parte degli operatori, hanno la funzione di mantenere in posizione verticale la rete, ovvero mantenendola allargata alle estremità, e di consentire un controllo costante da parte degli operatori della profondità di pesca dell'attrezzo. Le operazioni di traino hanno inizio contemporaneamente da parte di entrambi gli operatori. Durante il traino propriamente detto, ciascun operatore, afferrando uno dei due bastoni, condurrà con una cadenza lenta la rete attraverso l'acqua, fino al completamento del percorso precedentemente definito. I due operatori dovranno operare in sincrono, onde evitare un'azione di pesca asimmetrica o sbilanciata, e dovranno altresì mantenere una distanza tale l'uno con l'altro in modo da avere sempre in tensione la cima di misura posta in testa ai bastoni. Solo così facendo si avrà contezza dell'area investigata durante l'intera operazione di pesca. La rete a tratta manuale è essenzialmente una rete da fondo. Dovrà essere pertanto cura dei singoli operatori verificare durante le operazioni di traino che la parte terminale del proprio bastone sia sempre in prossimità del fondale. La lima dei piombi deve rasentare il fondo in modo da spaventare i pesci ed accompagnarne l'entrata nel sacco. La rete tuttavia non agisce mai come una draga, in quanto la lima dei piombi non è particolarmente pesante, ma ha il solo scopo di mantenere in tensione la rete durante le operazioni di pesca. In alcune situazioni, laddove nell'area da monitorare vi sia presenza di ostacoli sparsi di varia natura, ci si può avvalere di un ulteriore operatore che sia di supporto nel disimpegnare prontamente l'attrezzo qualora esso si fosse incagliato. In presenza di vegetazione sommersa nell'area monitorata, la rete non ha mai un'azione distruttiva, poiché scivola sulle praterie di fanerogame o trasporta con sé la vegetazione non radicata. Qualora quest'ultima fosse particolarmente abbondante, tale da ostacolare le operazioni di traino, gli operatori potranno valutare di ridurre l'area campionata. Tale modifica al piano di campionamento dovrà essere debitamente riportata sulla scheda di campo. Una volta terminato il percorso,
i due operatori di rete procederanno con le operazioni di chiusura dell'attrezzo, muovendosi l'uno verso l'altro a velocità più sostenuta che in precedenza, in modo da ridurre il più possibile eventuali fughe di pesci dalla porzione che rimane aperta. Una volta uniti i bastoni, si formerà un pannello di rete unico, ove rimarranno intrappolate le eventuali catture. Le successive operazioni consisteranno nel recupero dell'attrezzo, attraverso la chiusura in simultanea sia della lima dei galleggianti che della lima dei piombi. Queste operazioni dovranno essere condotte con estrema accortezza, sempre per ridurre al minimo eventuali fughe del pescato. Mentre per la lima dei galleggianti il recupero risulta abbastanza agevole, la chiusura della lima dei piombi necessita qualche accortezza in più. L'operatore predisposto a tale operazione dovrà riuscire a recuperare l'attrezzo attraverso movimenti cadenzati, avendo cura di mantenere la porzione terminale della rete sempre o il più possibile a contatto con il fondo. Per meglio documentare queste manovre, abbiamo preferito filmare il recupero dell'attrezzo dall'alto, senza mostrare in simultanea la chiusura della lima dei galleggianti. Come si può vedere chiaramente, l'operatore dovrà, appoggiando i bastoni su una spalla o di lato, utilizzare contestualmente entrambe le mani per il recupero, alloggiando presso una mano la porzione della rete già avvolta ed utilizzando l'altra per avvicinare e chiudere i due estremi della lima dei piombi, nonché portarli poi verso la prima mano. Una volta recuperato l'attrezzo, si procederà alla valutazione del pescato. Qualora vi fosse la possibilità di trasferire l'attrezzo di pesca presso una porzione emersa, le operazioni di vaglio potranno essere condotte direttamente a terra. In alternativa, esse potranno essere svolte anche con il supporto di un'imbarcazione. Solo in casi eccezionali, il vaglio del pescato può avvenire, con le dovute accortezze, anche direttamente in acqua. In tal caso, i responsabili del campionamento dovranno assicurarsi di avere un numero sufficiente di operatori, tali da garantire il recupero di tutto il pescato e soprattutto evitare che porzioni di rete vadano ad aprirsi lasciando fuggire le catture. Vista la natura del pescato, spesso caratterizzato da specie di piccole dimensioni o da giovanili, particolare attenzione dovrà essere posta nella valutazione delle catture, soprattutto in presenza di macroalghe o di detrito all'interno della rete. I pesci dovranno essere manipolati in modo tale da minimizzare i danni causati nel corso delle operazioni di cattura, di stabulazione temporanea e dei rilievi biometrici. Al fine di mantenere i soggetti catturati in buone condizioni, ad esempio all'interno di recipienti di plastica, ci si può avvalere di equipaggiamenti di ossigenazione o di aerazione delle acque. Per una corretta applicazione dell'HFBI sono necessarie le misure di lunghezza e peso per specie. Nel caso delle specie di interesse conservazionistico, gli esemplari catturati potranno essere anestetizzati prima di condurre le successive operazioni di identificazione e di misurazione e una volta riacquistata la piena vitalità dovranno essere rilasciati nell'ambiente di cattura. Un'alternativa al rilievo diretto delle misure morfometriche sul campo è rappresentata dalla possibilità di fotografare tutti gli esemplari catturati o un campione rappresentativo degli stessi, ponendoli su un piano provvisto di un riferimento metrico, ad esempio della carta millimetrata, in maniera da rappresentare la struttura demografica delle popolazioni ittiche. In laboratorio, dall'analisi delle immagini, si potranno quindi rilevare tutti i parametri biometrici ed elaborare le rappresentazioni grafiche delle classi di taglia. Questo metodo alternativo ha il pregio di abbreviare i tempi per il rilievo dei dati e le operazioni di manipolazione dei soggetti catturati, preservandone lo stato di salute. Nei casi di difficile riconoscimento sul campo, ad esempio specie molto simili ed individui giovanili, gli esemplari potranno essere sacrificati e trasportati in laboratorio per un'analisi più accurata.